Benissimo, allora noi siamo qui alle 18 precise, perfetto, stiamo facendo un po' di accoglienza. Come da programma alle 18:10 partiremo con il cortometraggio e poi abbiamo un programma denso che tutti avete ricevuto. Il programma sarebbe il seguente, quindi alle 18:10 abbiamo la proiezione, poi abbiamo una chiacchierata su quello che abbiamo visto, poi faremo un gioco che è molto curioso, che riguarda appunto il rapporto tra sentimenti ed emozioni in ambito di storytelling. Poi vi leggerò un brano tratto da un romanzo di Hemingway e lo commenteremo brevemente insieme perché è sempre su questo tema. Poi leggeremo insieme. Detto che fa Cioè, accoglienza vi farò un per riassunto mostrandovi la video, una graphic novel di un grande autore giapponese che affronta questa questione da un altro punto di vista e poi faremo le nostre considerazioni finali e ci saluteremo per la notte di San Lorenzo, perché a San Lorenzo si esprimono i desideri. Ecco perché ho scelto il 10 agosto come data di questo evento. Guarderete le stelle cadenti ed esprimerete dei desideri, ora legati molto spesso a dei sentimenti, a delle emozioni. E quindi vi auguro che i vostri desideri si possano realizzare. Andrea, oh Andrea, allora io intanto posso presentarvi Andrea. È un giovane promettente artista della scena italiana della graphic novel che ha svolto questo lavoro per me, cioè lui ha ricevuto la sceneggiatura e poi l'ha illustrata. Naturalmente il lavoro di illustrazione comporta sempre una creatività da parte dell'illustratore e naturalmente un dialogo continuo con l'autore di questa storia, vero Andrea? Bene. Sì, eccomi. Allora, sta parlando Andrea Scebba, che è l'autore dell'illustrazione della graphic novel che adesso vedrete. Allora, io vengo da Palermo, sono Alberto, mi ha conosciuto online dopo che ho finito la scuola di fumetto qui, mi sono procacciato, diciamo, via internet. È lì che mi ha trovato Alberto. Con cui abbiamo avuto già un paio di collaborazioni, appunto. Già un annetto che andiamo avanti, mi pare. Sì, perché è anche lungo creare queste storie, poi montarle, poi fare il film, insomma, è un processo notevole. Sì, anche il fatto comunque che già un paio di storie che abbiamo sviluppato, comunque molto forti, nonostante siano abbastanza sintetiche. Cioè, parliamo, per esempio, in questo caso di una storia di 2 pagine. C'è stato un lavoro di ricerca anche dal punto di vista dell'ambiente, adesso vedrete, che è per lo più il lavoro che appunto svolgo io. Ora, per il lavoro della scrittura potete parlare con Alberto, in questo purtroppo sono un po' meno addetto al lavoro, diciamo. Certo, bene, grazie, grazie tanto Andrea. Poi non so se c'è Leonora, Leonora Di Giacomo, che ha prestato la voce a questa storia, che è una professionista che lavora nel campo del cinema, della pubblicità e le sue voci sono richieste proprio per questo tipo di lavoro. Forse non riusciva a collegarsi, comunque la voglio ringraziare perché la possibilità di leggere appunto la storia la rende molto, molto filmica. Quindi prima vediamo, ecco, c'è ancora gente che sta entrando, sono le 18:10, sono le 18:10 noi dovremmo cominciare perché i tempi sono strettissimi, spero che i partecipanti siano arrivati tutti, perché sennò diventa un problema poi ammettervi durante la proiezione. Però intanto posso fare così, posso dirvi due parole su questa storia prima di vederla, anziché dopo, così guadagniamo un po' di tempo nel caso ci sia qualche ritardatario che deve essere ammesso. Allora, questa storia si intitola Quartiere Latino ed è una graphic novel, cioè è disegnata. È disegnata sulla base di una sceneggiatura, quindi l'idea e la sceneggiatura per Andrea e per Eleonora
Andrea l'ha illustrata, Eleonora l'ha letta, e quindi l'ho realizzata io per loro, che poi l'hanno trasformata proprio in qualcosa di visivo. Ora voi mi dite, ma come facciamo a vedere o leggere una storia, un fumetto, una graphic novel così? Beh, l'abbiamo trasformata in un filmato, quindi è un film a tutti gli effetti. È un film che è un cortometraggio che dura pochi minuti, e la storia si sviluppa in due pagine, pensate, due pagine di fumetto, quindi voi è come se voi aveste un album che sfogliate, avete la copertina, poi avete qualche informazione così e poi le due pagine della storia, quindi via una e poi l'altra. E in due pagine guardate che cosa si può raccontare in due pagine. Sembra incredibile, ma è vero. Quindi ringrazio ancora Andrea ed Eleonora, che però vedo che non riesce a collegarsi, se no ve la presentavo molto volentieri. E a questo punto io inizierei con la proiezione di Quartiere Latino. Quartiere Latino. Storie e testi Alberto Pian. Disegni e colori Andrea Sceba. Legge Eleonora Di Giacomo. Parigi, 1969. Una mattina come un'altra. Il cielo pesa grave e basso come un coperchio sull'anima gemente in preda a lunghi affanni. Colin, che fai? Reciti Baudelaire. Sei triste? Come va con Paul? Lasciamo perdere. Dove siete andati questa volta? Da nessuna parte, Sylvie. Mi ha mollato. Ti ha mollato. Ha detto che non si emozionava più. In questi tre mesi abbiamo sempre fatto qualcosa di speciale. Siamo andati a sciare, abbiamo visto la corrida a Pamplona, siamo usciti con dei pescatori bretoni, abbiamo lanciato le Molotov in corteo, siamo stati perfino sul set di un film. Non ricordo neppure tutto. E poi, per questo ponte volevo stare a casa a leggere, così, semplicemente. Non lo fai anche tu, Sylvie? E Paul ti molla perché tu vuoi leggere? Abbiamo discusso. Io non voglio sempre fare qualcosa di speciale. Voglio anche parlare di libri, di film. Paul dice che un rapporto deve creare emozioni, che non si costruisce sul divano. Colin, ho appena visto Paul. Vi siete lasciati? Lascia perdere, Didier. Ma è fantastico. Paul è libero. Lui sì che ti sa emozionare. Provaci, Didier. Sarete una bella coppia di stronzi. Davvero saresti pronto a filarti, Paul? L'amore è... L'amore... Lo sai anche tu, no? Ma sei innamorato di Paul o delle emozioni che pensi di provare? Ma dai, Paul e Colin hanno fatto cose incredibili. Io morivo. Uno come Paul è fantastico. E Colin lo lascia andare così. Sei davvero uno stupido. Non hai un briciolo di sensibilità. E poi tu chiami amore vedere una corrida? Che cos'è l'amore, Didier? Dimmelo. Io pensavo che fosse questo. Ma non può essere solo emozione. L'amore è un sentimento, Didier. Qualcosa che dura. Non è un qualsiasi effetto speciale del cazzo. Possibile che non lo capisci? Ma uno che ti emoziona è qualcuno che ti ama, che ti porta in palmo di mano, che ti considera. Non so. Ma porta in palmo di mano te, Didier? Oppure se stesso attraverso di te? Rieccoci qui. La domanda è, avete seguito questa storia prima di tutto senza problemi? Sì, perfetta.
Bene, allora io penso che possiamo cominciare con una rapida chiacchierata su quello che avete visto. Mi farebbe piacere se qualcuno di voi magari comincia molto brevemente, senza fare grossi discorsi, perché abbiamo un programma molto ricco, però qualche osservazione volentieri. Più che osservazione, sì. Prendo io la parola. Buonasera a tutti, sono Carlo. Perché Parigi, prima di tutto? Se c'è qualche riferimento alla tua vita, è una storia che ha qualche riflesso rispetto a te? No, oppure... non c'è nessun... Io ho vissuto per un periodo di tempo a Parigi, però, quindi ho dei ricordi e conosco molto bene l'ambiente parigino, anche ai giorni nostri, diciamo, che ho sempre frequentato. Però no, l'ho collocata nel 69, cioè durante il famoso maggio francese, perché era un periodo assolutamente chiaro nel quale le emozioni erano molto forti. Perché un ragazzo di 17-18 anni che affronta la polizia è un'emozione importante, c'erano degli scontri sociali, c'era anche un grosso fermento culturale. Quindi era uno scenario interessante e conoscendolo, quindi è stato facile rappresentarlo. Merci. Ciao, scusami. Sì. Penso anche perché il quartiere latino è uno dei più famosi, no, di Parigi? Sì, certo, è uno dei quartieri più sì. famosi al mondo, direi. Sì. Esattamente, certo. Dove poi penso che nel periodo che hai impostato tu era proprio quel bisogno di protestare da parte dei giovani, di rinnovarsi. Sì, sì, poi c'erano anche stili di vita molto diversi, una ricerca, no? di comportamenti, di sì, proprio anche la presenza sì. di cattive parole, no? Che abbiamo sì, visto. Certo, comunque, sì, 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 sì. E forse diciamo inserite anche in giusto modo, penso, anche nel nostro modo di parlare spesso usiamo anche delle terminologie sì. così forti. Sì, le ho volute utilizzare perché c'era corretto farlo, ma allo stesso tempo in un modo che non fosse così, diciamo, da cinema americano, dove ogni 3 secondi c'è un no, ecco, per dire. Devono comunque recitare anche se sono impegnati. Sì, esatto, certo. Bene, allora, questo rapporto tra emozioni e sentimenti, ci avete mai riflettuto? Un'emozione, un sentimento, che cosa sono, cosa rappresentano? Come noi costruiamo una storia, no? Come è possibile costruire una storia che abbia una dialettica tra appunto questa emozione e sentimenti. Non so, per esempio, avete mai considerato, quando si parla di storytelling, si parla anche, secondo me erroneamente, ma si parla anche di pubblicità, slogan pubblicitari, no? Cose di questo genere. Ecco, però la pubblicità serve più per trasmettere delle emozioni che dei sentimenti. Non c'è una storia, non c'è una narrazione. Se noi volessimo costruire davvero, cioè che tipo di, qual è la differenza tra una narrazione fondata su emozioni e una narrazione fondata su sentimenti? Ecco, questo è una questione importante. Una è fugace, è del momento, l'altra invece è duratura, rimane. È duratura, certo, la durata. La durata è il primo elemento, perché l'emozione... L'emozione fa parte anche di una storia di sentimenti, va bene, ma finisce, no? Vi faccio questo esempio, quando abbiamo due soggetti che così si frequentano inizialmente, allora un bel ristorante, un bello spettacolo, qualche cosa che susciti anche emozione è importante. Però certo che dopo 30 anni non può emozionare tutte le sere. Beh, intanto perché saresti già schiattato con un colpo apoplettico prima, perché di emozione in emozione, cioè, voglio dire, no? Allora devi costruire qualche cosa, però non è che lo costruisci con la logica, lo costruisci perché ci sono dei sentimenti,
Quindi questi sentimenti fanno sì che tu possa costruire un rapporto. Poi all'interno di questo rapporto che dura nel tempo, certo, allora andiamo a vedere l'opera a Verona. Questa è una grande emozione, no? Però lo fai una volta in un arco di tempo. Non sei una sera all'opera a Verona, il giorno dopo al Metropolitan di New York, e poi sei a fotografare i canguri in Australia, e poi, cioè, perché questo non è... Non è... Alla fine no? Non emoziona nemmeno più quello, perché alla fine, diventa un po' un'abitudine. Certo, alla fine non emoziona più, esatto. Ma quindi quando noi parliamo di emozioni e sentimenti all'interno di una narrazione, dobbiamo essere consapevoli del fatto che deve esserci un equilibrio. Ma questo equilibrio si basa su una struttura che per forza è una struttura basata su dei sentimenti. Perché altrimenti noi abbiamo una storia, certamente, ma non è una storia che rimane poi nella lettura o nella visione da parte di chi ne fruisce. Allora ecco che tutte le volte, sì, c'era qualcuno che voleva dire qualcosa. Sì, posso intervenire? Sì. Luigi, sì, certo, sì. Assolutamente. Allora, secondo me emozione e sentimenti potrebbero coesistere anche in alcuni messaggi pubblicitari, dove domina una sorta di narrazione. Faccio come esempio la pubblicità magari di diversi anni fa della Barilla, dove viene pubblicizzato un prodotto e viene messo in evidenza anche il sentimento, no? Nel rivedere una persona, certo, lontana, una persona cara. Quindi secondo me possono coesistere, certo, entrambi anche in alcuni messaggi pubblicitari. Coesistono nel momento in cui, è molto giusto, nel momento in cui esiste una dialettica tra questi due aspetti. Sì. Però la sostanza della storia la dà il sentimento, cioè tu ti ricordi di queste storie perché c'è qualcosa di profondo che continua, è vero? Nel ricordo. Questo sì, però rimane impresso anche il prodotto. Sì, sì, certo, sì, cioè, l'effetto è speciale. Magari certo, il prodotto resta più impresso per certi aspetti, maggiormente di più rispetto al prodotto, rispetto al sentimento, no? Però sì, l'effetto speciale. Sì. Sì, però diciamo viene trattato come un effetto speciale, tra tanti, sì, ti ricordi, però ciò che fonda veramente una storia, la sua continuità, il rapporto che si ha proprio, che il lettore oppure l'ascoltatore, anche in campo musicale, pensiamo anche come vengono costruite le narrazioni anche da un punto di vista musicale, no? Ciò che aggancia e che aggancia su una lunga durata e non come flash di ricordi così è proprio il sentimento. Perché il sentimento fondamentalmente è un processo educativo, culturale, mentre l'emozione forse è qualcosa anche un po' di innato in noi, no? Sì, tu pensa che per esempio tra le emozioni c'è anche la paura, no? Il pericolo, quello certo, ti rimane impresso, per esempio una brutta avventura che tu hai scampato per miracolo ti rimane impressa, no? E fonda una paura. Ma questa paura potrebbe anche condizionare i tuoi sentimenti. Potrebbe essere così forte che, per esempio, potresti essere portato a limitare l'espressione dei tuoi sentimenti. Allora, questo gioco deve essere considerato in una storia. Nel momento in cui l'emozione è così forte da poter condizionare l'espressione di un sentimento, beh, qui entrano in gioco dei rapporti psicologici che devono essere trattati. E non è semplice. E non è semplice. Se voi frequentate delle scuole, cosiddette scuole di scrittura creativa o dei, non so, delle metodologie per scrivere, raccontare storie, eccetera, non esistono metodologie che possano darti delle soluzioni. Le soluzioni sono attraverso un'analisi di quello che succede nei rapporti fra le persone o fra le persone e gli animali, fra le persone e le cose, quando questa dialettica fra emozione e sentimento diventa così forte. Non c'è un sistema per trovare la soluzione,
cioè vi insegnano il viaggio dell'eroe, il conflitto, queste cose qui, va bene, d'accordo, ma poi quando si tratta veramente di costruire una narrazione, cioè quelle cose che avete imparato le mettete tranquillamente da parte e dovete concentrarvi proprio sui personaggi di Quartiere Latino, cioè come potrebbero agire questi personaggi sulla base di un rapporto dialettico realistico fra sentimenti ed emozioni. Questa è la questione. E per questa questione non c'è una soluzione. Perché non c'è una soluzione? Beh, non c'è una soluzione perché ogni essere umano vive le proprie emozioni, i propri sentimenti in modo diverso rispetto a un altro, ma anche perché le circostanze cambiano, anche le circostanze influenzano, e quindi noi non possiamo avere un modello da applicare. Non so se concordate su questo punto. Quando leggeremo poi questo brano di Hemingway, penso che sarà molto chiaro questo aspetto. Alberto, posso dire una cosa? Certo, tutto quello che volete. Allora, ci potrebbe essere il pericolo in questo momento di concentrarci unicamente sulla storia a livello letterale. Invece mi ha molto colpito in quello che abbiamo visto e udito l'equilibrio di tutto, e i colori scelti, la tranquillità dell'immagine, la musica di sottofondo e la vivacità della voce della persona che raccontava insieme alla storia significativa. Sì. Che era un cartone, ma non era un cartone, non era un libro, non era un film. E tutti questi elementi insieme, in equilibrio, come anche lo spostamento ogni volta delle poche parole, che quasi ti sembrava di leggere tutto, che in realtà era la voce audio, certo, sì. Però ti dava questa sensazione. Sì, esatto. Quindi questo studio di tutti questi elementi che in qualche modo si abbracciano in modo perfetto, vorrei dire, ha fatto che noi uditori abbiamo potuto cogliere quello che è il messaggio, ricordarcelo anche con una certa facilità. Credo che anche per gli altri è così. È stato, tu hai detto esattamente quello che è stata la costruzione di questa storia. È stata costruita esattamente in questo modo. Per questo la costruzione è lunga. Per questo non si possono applicare dei modelli, perché è un gioco di equilibri, è veramente un gioco di equilibri, perché potresti dire qualche cosa di più e stonerebbe, potresti lasciare qualche cosa di non detto e non sarebbe chiaro. Allo stesso tempo devi raccontare una storia importante, come diceva Andrea, in due pagine. Sì. Perché la consegna data da Andrea era, le vignette sono queste, sono, non mi ricordo se erano 14 o 16, qualcosa del genere, ma erano condensate in due pagine. La musica scelta, tipica, rendeva inutile il cricchiolare di una porta che si apre, il sottovociare della gente, tutto quanto, perché la musica scelta conteneva in sé già tutto questo. Sì, perché è una musica scelta apposta, diciamo, di quel periodo, no? Richiama l'ambiente, l'atmosfera parigina, e come dici tu, in questo caso la musica può sopperire a che cosa? Al sound designer, cioè all'ambientazione sonora. E naturalmente, siccome questo lavoro è un lavoro che ha un costo, ovviamente, no? Che è costato, e però con un budget molto limitato. E quindi questa scelta è stata fatta non solo in funzione narrativa, ma anche per evitare di avere un budget troppo elevato, dovendo assumere dei sound designer che si occupassero di tutti i costi. Però alla fine, quello che dici tu è vero, cioè probabilmente la porta che si apre, i passi, eccetera, avrebbero reso la storia troppo realistica, mentre in questo caso gioca di più l'immaginario, l'immaginazione, la sensazione. E quindi ecco che togliendo una parte di realtà abbiamo reso la storia un po' più astratta, pur parlando di cose concrete.
Sì, è interessante. Questo mi fa anche pensare al fatto che forse dovrei anche organizzare un piccolo corso, perché un webinar non basta, su come si creano storie di questo genere. Tra l'altro con Andrea e sempre con Eleonora abbiamo creato una storia meravigliosa che proietterò, penso, verso ottobre, una cosa del genere, e che è ambientata questa volta a New York ed è una storia più lunga che parla di Covid, ma en passant, nel senso che lo sfondo è quello, ma sono sempre in gioco i sentimenti e le emozioni delle persone. Quindi vi richiamerò a una prima visione di quest'altra storia che si intitola 29 Block e che abbiamo già chiuso e dopo l'estate proietteremo. Bene, allora io adesso farei così. Allora, utilizziamo questo sketch note che voi avete anche in omaggio, lo dovreste aver ricevuto tutti tramite email, questo sketch note, che potete utilizzare tranquillamente nelle vostre attività. Questo sketch note è fatto da Jenny Boscardin, che è una grande artista, che ho ingaggiato proprio per realizzare questo sketch note. Allora, dobbiamo stabilire se questo cibo rende più morbido il pelo. Fa parte delle emozioni, dei sentimenti, cioè delle qualità, dove lo inseriamo? Allora, dobbiamo trasportare e vedere qualità. Quindi fa parte delle qualità. Perché fa parte delle qualità? Fa parte delle qualità perché è una qualità del pelo. Mi sembra abbastanza chiaro, cioè non abbiamo espresso delle emozioni o dei sentimenti. Però se noi diciamo che pelo morbido questo gatto, vediamo che è un'emozione, perché abbiamo accarezzato il gatto e questo ci ha dato una emozione. Però se io per esempio dico coccolo il gatto pisciando il pelo, non è una qualità. Non abbiamo una qualità né del gatto né del pelo e non è neanche un'emozione perché non ricavo un'emozione dal coccolare, perché il coccolare implica un sentimento. Quindi se io trascino coccolo il gatto lisciando il pelo nella sezione dei sentimenti, ecco che infatti viene assorbito da questa sezione. Allora, che cosa ho fatto io prima? Ho preso delle frasi, vedete, e le ho collocate all'interno di una di queste tre aree, emozioni, qualità o sentimenti. Abbiamo parlato del pelo del gatto. Per esempio, ho accolto un gatto randagio. Ho accolto un gatto randagio, che cos'è? Un'emozione, un sentimento, una qualità. Cosa potrebbe rappresentare? Voi leggete in un romanzo, in un racconto, oppure in un film, qualcuno dice ho raccolto un gatto randagio. Che cos'è? Una qualità. Che è un'idea? Sentimento. Per me è una qualità. Perché è una qualità? È una caratteristica di quel gatto. Di essere randagio, certo. Sì. Quindi è una qualità del gatto, va bene, sì. Di essere però, randagio. Però che cosa emerge? Emerge la qualità del gatto o il soggetto che lo ha raccolto? Per me è un'emozione, può esiste essere... il sentimento di chi lo ha raccolto sicuramente. Allora, qualcuno dice un'emozione, certo, perché vedi un gatto randagio, lo raccogli, c'è un'emozione, ma alla base di questa emozione e di questa qualità c'è un sentimento, perché se tu non sei una persona che è predisposta a provare dei sentimenti a favore degli animali, magari di un animale in quella condizione, non lo avresti raccolto, a meno che il tuo lavoro non fosse quello, per dire, o ci fossero altre ragioni. Quindi che cosa abbiamo in ho accolto un gatto randagio? Abbiamo tutte e tre queste caratteristiche, ma quella dominante è quella dei sentimenti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste caratteristiche non si escludono l'una con l'altra. Io non ho solo un mondo di emozioni, o solo un mondo di sentimenti, o solo delle qualità. A volte posso avere delle combinazioni di questi tre
aspetti, ma la combinazione di questi tre aspetti può averne uno che è dominante, come in questo caso, cioè i sentimenti. Infatti proviamo a collocarlo nella sezione sentimenti e lui sparisce. Per esempio, il mio gatto ha preso un topo, dove lo collochiamo? Il mio gatto ha preso un topo. Qualità. Qualità, vediamo. Sì, ha preso un topo, è capace a prendere un topo. Allo stesso tempo, se io l'avessi visto, se avessi scritto ho visto il mio gatto prendere un topo, dove l'avrei sistemato? Nella qualità? Forse nell'emozione, perché è esatto. Vedete come cambiano le cose? Questo nella scrittura, nel racconto di una storia, ecco perché non si può procedere attraverso modelli. È molto stupido procedere attraverso modelli o formule, perché bisogna ragionare proprio su come la rappresentazione della scrittura oppure dell'illustrazione, in questo caso del lavoro di Andrea, oppure del cinema, quindi della regia e della ripresa, le parole vengono rappresentate, che tipo di sensazioni vengono trasmesse. Andrea bagna sempre il letto. Gatto. No, scusate, il gatto, detto male. Andrea bagna sempre il gatto. Che cos'è? Abbiamo un ragazzo che si chiama Andrea e che bagna il gatto. Vediamo se è un'emozione. No, dice che non è un'emozione. Andrea bagna sempre il gatto. È un sentimento. È una caratteristica. No, sapete cosa dovrebbe essere? Un sentimento. Un sentimento. Perché? Perché proprio Andrea ha questa caratteristica. Se non ci fosse sempre, vedete che c'è scritto sempre. Se fosse Andrea bagna il gatto, potrebbe essere un'emozione, potrebbe essere uno scherzo. Ma se Andrea bagna sempre il gatto, vuol dire che Andrea ha quei sentimenti che sono dei sentimenti negativi. Saranno sentimenti che fanno parte della categoria dell'odio, se vogliamo, e non dell'amore. D'accordo? Ma si tratta proprio di una caratteristica di Andrea. In questo caso, a fare la differenza è sempre. Quindi un singolo termine che incide in tutto un discorso. Quindi portiamolo nell'area dei sentimenti ed ecco che, infatti, per esempio qui dice mi evita se sto via troppo, il gatto sottinteso, no? Mi evita se sto via troppo. Che cos'è? Sentimento. È un sentimento, perché? Perché il gatto è arrabbiato. Vi sarà capitato, chi di voi è un animale, un gatto così, no? È vero? Tiro il gomitolo al gatto, invece. Cosa può essere? Un'emozione o una qualità? Vediamo, una qualità non è, un sentimento torna indietro ed è un'emozione, perché tiro il gomitolo al gatto, perché? Perché voglio vedere che lui lo prende, gioca, si arrotola con il filo. Creo barzellette sul mio gatto. Creo delle barzellette sul mio gatto. Potrebbe essere una qualità. È una qualità il creare qualcosa. Creo delle barzellette, infatti una qualità. Io sono bravo a creare barzellette. Non sto parlando né di sentimenti né di emozioni. Questo è facile. Una gattina fila il mio gatto. Sentimento. Sarà un sentimento, certo. Il mio gatto ha fatto un uovo. Questa è chiaramente una... emozione. Sì, perché qualità no, perché i gatti non fanno uova, no? Fino a prova contraria. Quindi un'emozione. Un gatto che fa un uovo è un'emozione. Si getta da un albero di 3 metri il mio gatto. È una qualità. È una qualità. Perché se fosse un'emozione, io avrei dovuto dire ho visto il mio gatto gettarsi da... Cioè deve entrare il soggetto che prova l'emozione. Per il gatto non è un'emozione gettarsi a 3 metri, lo fa, ed è una sua qualità. E infatti che cosa compare adesso? Compare questa tabella di analisi quando avete finito il gioco. E quindi
Poi hai vinto, puoi scaricare lo sketch note, tra l'altro, che avete già ricevuto. E quindi qui avete proprio un'analisi delle diverse espressioni. Questo gioco serve per farvi capire qual è il rapporto tra la scrittura, quindi la sceneggiatura di una storia e che intercorre appunto tra proprio la, il modo con cui viene, viene proprio scritto, messo nero su bianco, perché la prima base di ogni narrazione è la scrittura, quindi viene messo nero su bianco, e come questo è determinante per indirizzare verso qualità, sentimenti o emozioni. Cioè quello che conta è la virgola, quello che conta non è il costrutto generale. Certo, il costrutto generale è la storia, è importante, va bene, ma poi quello che, sul quale si lavora è il singolo dettaglio, quello che diceva Astrid prima, cioè il lavoro è il dettaglio. Il lavoro è capire come una determinata frase, affermazione, un singolo termine viene considerato da chi lo legge o da chi o un'immagine. Prima Andrea parlava del fatto che ha fatto una ricerca iconografica su Parigi dell'epoca, su come rappresentarla. Abbiamo discusso anche con Andrea dei colori, della palette di colori da utilizzare, perché doveva essere tutto molto equilibrato e rappresentativo, proprio per il fatto che la storia è molto breve e molto concentrata. Quindi davvero contano i dettagli. Adesso, se volete, parliamo di Ernest Hemingway. Una domanda. Sì, tutte le domande che volete. Certo. Ma per far passare dei a livello da insegnante, da docente, per passare dei contenuti, dei concetti anche di tipo tecnico-scientifico, è difficile utilizzare, visto che dovrebbe catturare di più l'attenzione e far ricordare meglio il messaggio. È possibile pensare a qualche cosa del genere per argomenti tecnico-scientifici? Sì, però lì siamo nel campo della divulgazione. Quindi puoi innestare forme narrative all'interno di una divulgazione, ma resta sempre una divulgazione, cioè una documentazione, cioè un documentario, che è una forma narrativa diversa, ma non è esattamente uno storytelling. Quindi non è pensabile uno storytelling per... No, certo che è pensabile. Per esempio, se voi cercate Abate, Abate è un fumettista che è ordinario di matematica all'Università di Pisa ed ha sceneggiato delle storie nelle quali c'è la matematica all'interno. Adesso io non, nell'ambito di questo webinar, così non è che posso addentrarmi molto in questo aspetto, no? Però sì, certo, tu puoi creare, però questo richiede che determinate conoscenze siano acquisite per poter comprendere la storia, acquisire altre conoscenze e andare avanti. Ma la prima questione è la divulgazione. E tra l'altro in Italia la divulgazione, apro su una parentesi brevissima, la divulgazione è una questione fondamentale. In Italia non esistono divulgatori. Nel mondo anglosassone sì, insegnante anche a livello universitario è di divulgare, cioè di spiegare in modo semplice dei concetti complicati. In Italia no, in Italia c'è un linguaggio alto di tipo universitario, la cultura con la K, e poi c'è Piero Angela e quelli che divulgano in TV, ma l'insegnante italiano non è in grado di divulgare, non è capace, non ne ha le capacità, non gli è stato insegnato. Nel mondo anglosassone i ragazzini imparano a sceneggiare storie, a girare filmati, a scrivere, eccetera, fin da quando hanno 6 anni. È qualcosa che apprendono. I più grandi divulgatori di storia romana sono anglosassoni, non sono mica italiani, eppure i romani sono da noi. Cioè, sono dei paradossi incredibili. Quindi tu apri un tema che è molto importante, il tema della divulgazione. Come si divulga? Bene, però non è un tema, diciamo, di questo webinar. Però io ho affrontato in questo libro che adesso uscirà e che si intitola Il grande manuale dello storytelling,
per lo storyteller, anzi, cioè rivolto a chi fa il mestiere dello storyteller, ho affrontato proprio anche il tema della divulgazione con vari esempi. Quindi me ne parleremo, poi quando uscirà ci rincontreremo, ne parleremo. Allora, io parlerei di Hemingway, va bene? Perché il tempo stringe e vorrei darvi un altro esempio molto importante e allo stesso tempo completamente diverso. Allora, voi avete ricevuto questo, che è il capitolo 14 di un romanzo di Hemingway, è stato pubblicato postumo, che si intitola Isole nella corrente. Questo è il capitolo conclusivo, quindi spoileriamo, ma lo dobbiamo fare per forza, perché altrimenti non riusciamo a parlare di quello di cui vogliamo parlare. Allora, ve lo leggo e poi ne parliamo un attimo insieme. Appena i ragazzi furono partiti, Thomas Hudson è il protagonista di queste vicende. Dicevo, il capitolo 14 è il capitolo conclusivo della prima sezione del romanzo. Il romanzo è in 3 sezioni e il protagonista è sempre Thomas Hudson. I ragazzi sono i suoi figli, diretti e indiretti. Appena i ragazzi furono partiti, Thomas Hudson si sentì subito infelice. Quindi lui qui si esprime direttamente un sentimento di infelicità, ma credeva che fosse la solita nostalgia che provava per loro e continuò semplicemente a lavorare. La fine del mondo privato di un uomo non arriva mai come in uno dei grandi quadri immaginati dal signor Bobby. Arriva con uno dei ragazzi dell'isola che portano su per la strada un radiotelegramma dell'ufficio postale del luogo e dice: firmi sulla parte staccabile della busta, per favore. Ci rincresce, signor Tom. Al ragazzo diede uno scellino, ma il ragazzo lo guardò e lo depose sul tavolo. La mancia non la voglio, signor Tom, disse il ragazzo e uscì. Lo lesse, poi se lo mise in tasca e uscì di casa e sedette sulla veranda che dava sul mare. Tirò fuori il modulo del radiogramma e lo rilesse. Suoi figli David e Andrew uccisi con la madre in incidente stradale presso Biarritz, stop. In attesa suo arrivo provvediamo noi a tutto, stop. Le nostre più sentite condoglianze. Era firmato dalla filiale parigina della sua banca di New York. Allora, qui è la comunicazione della morte di suoi due figli, quelli che se n'erano appena andati dall'isola. Lui vive in un'isola dei Caraibi e i figli sono venuti a trovare, separato, eccetera. Non c'è l'espressione di sentimenti, ma poi vedremo dopo anche cosa vuol dire questo, ma addirittura questo telegramma è stato inviato dalla filiale parigina della Banca di New York, cioè da una istituzione che può essere, credo, una delle istituzioni più lontane al mondo da qualsiasi tipo di sentimento, cioè una banca. Eddie uscì all'aperto. L'aveva saputo da Joseph, che l'aveva saputo da uno dei ragazzi della baracca della radio. Eddie chi è? Eddie è, diciamo, l'aiutante di Tom, che vive con lui e si occupa di tante cose. Cucina, fa da mangiare, si occupa della barca, la pesca. È una persona che ha anche stretto una grande amicizia, oltre a essere, diciamo, un suo dipendente. Eddie uscì all'aperto. L'aveva saputo da Joseph, che l'aveva saputo da uno dei ragazzi della baracca della radio. Eddie sedette vicino a lui e disse: merda, Tom, come possono accadere cose simili? Non so, disse Thomas Hudson. Si saranno scontrati con qualcosa? O qualcosa avrà investito loro? Scommetto che non c'era Davy al volante, Davy era uno dei figli, disse Eddie. Anch'io. Ma ormai non ha più importanza. Thomas Hudson guardava lontano verso l'azzurra distesa del mare e l'azzurro più cupo del golfo. Il sole era basso e presto sarebbe sparito dietro le nuvole. Crede che al volante ci fosse la madre? È probabile. O forse avevano un autista. Che differenza c'è? Non pensa che potrebbe essere stato Andy? Chissà, sua madre potrebbe averglielo permesso.
È abbastanza presuntuoso, disse Eddie. Era, disse Thomas Hudson, ormai non credo che lo sia più. Dietro le nuvole il sole stava tramontando. Mandiamo subito un telegramma a Wilkinson perché venga qui al più presto e mi prenoti un posto su uno degli aerei per New York. Cosa vuole che faccia mentre è via? Vada alla roba e basta, ti lascerò un po' di assegni per ogni mese. Se arrivano delle tempeste, per la barca e la casa fate aiutare da qualcuno. Farò come dice lei, disse Eddie, ma non mi importa più di un cavolo di niente, dice Eddie, non mi importa più di un cavolo di niente. Neanche a me, disse Thomas Hudson. Rimane Tom Junior, rimane vivo quindi il terzo figlio, Tom Junior. Per il momento, disse Thomas, non dice sì, dice per il momento, disse Thomas Hudson, e per la prima volta spinse lo sguardo fino in fondo la lunga e perfetta prospettiva dell'ampia e deserta distesa che aveva di fronte. Ce la farà benissimo, disse Eddie. Certo, quando mai non ce l'ho fatta? Potrebbe fermarsi un po' a Parigi e poi andare nella casa di Cuba e Tom Junior potrebbe farle compagnia. Può dipingere bene laggiù e il cambiamento le gioverà, perché Thomas Hudson è un pittore in questa versione. Raffigura il personaggio di Hemingway, però è un pittore. Certo, disse Thomas Hudson. Lei può viaggiare, questo le farà bene. Prenda uno di quei grossi bastimenti come quelli sui quali ho sempre desiderato fare un giro. Uno per uno, li prenda tutti e si faccia portare dove vanno. Qualunque posto sia. Certo. Merda, disse Eddie. Perché diavolo è toccato proprio a Davy? Lasciamo perdere, Eddie, disse Thomas Hudson. Sono cose che non sapremo mai. All'inferno tutto quanto, disse Eddie, e si spostò il cappello sulla nuca. Giocheremo fino alla fine meglio che possiamo, disse Thomas Hudson, ma ormai sapeva che la partita non gli interessava più. Allora, non so se avete notato che nella perdita dei due figli di Thomas Hudson, lui e il suo amico aiutante Eddie, che era molto affezionato a questi ragazzi, non è uscito in questo testo, che è il capitolo conclusivo della prima parte di questo romanzo, l'espressione di un sentimento, l'espressione visibile di un sentimento. Chi l'ha investito? Chi guidava? Che cosa succederà? Non c'è una lacrima, non c'è non ci sono termini come triste, come, non lo so, dispera, non c'è niente di tutto questo. Non c'è assolutamente nulla. Eppure si tratta dell'espressione di sentimenti. Che lezione ricaviamo? Ve lo dico io, poi ne discutiamo, ne parliamo un attimo dopo. Che lezione noi ricaviamo da questo? Noi ricaviamo questo tipo di lezione, che per esprimere dei sentimenti non è necessario raccontare questi sentimenti. Non è necessario. Non è necessario dire che John è disperato per la morte dei figli nel momento in cui i figli muoiono, per far capire che Tom è disperato. Perché? Perché tutto il racconto che non c'è, dove non c'è mai l'espressione di un sentimento conclamato, ma tutto il racconto è pieno esattamente di questi sentimenti, cioè del rapporto che lega Eddie e Thomas a questi tre ragazzi. Per esempio, questo dialogo, del capitolo 7, credo, dice: Eddie uscì nel pozzetto con la pentola di patate in una mano e il coltello nell'altra. Sono su una barca, sono andati a pescare, c'è l'alta marea. Alta marea significa che gli squali possono arrivare vicino anche alla costa. Ma i ragazzi hanno voluto, quindi Eddie dice: prenda quel buon fucile, signor Tom, quello piccolo che ha lei, e vada sul ponte superiore, disse. Non mi piace, ecco tutto. Mi piacciono poco i ragazzi laggiù con questa marea. Siamo troppo vicini all'oceano, quello vero. Cioè, non c'è indifferenza. Thomas e Eddie non sono indifferenti rispetto a quei tre ragazzi. Eppure il romanzo sembra chiudersi nella più totale indifferenza. Ma poi qui continua e dice: ora sì che possiamo tenervi d'occhio, disse Eddie, diritto a prora,
È come un chiodo nel cervello, il pensiero di quei ragazzi mi rovina la digestione, per Dio, già cattiva com'era. Starò io qua su a sorvegliarli, quindi Thomas si mette sulla prua dell'imbarcazione con un fucile in mano, mentre i ragazzi pescano a una ventina di metri da lui. Ed Eddie, e dice, starò qua su a sorvegliarli. Ed Eddie dice, allora le passo la carabina e torno a quelle maledette patate. Ai ragazzi piacciono le patate in insalata, no? Come le facciamo noi. Cioè, che cosa si mette in moto qui? Si mette in moto un sentimento molto profondo nei confronti di questi ragazzi, un sentimento che non viene mai conclamato, non c'è una parola che lo esprima in termini chiari. Ma nel momento in cui prepara le patate e dà la carabina e quindi si dividono i compiti per rifocillare e far star bene questi ragazzi allo stesso tempo per proteggerli, noi che cosa abbiamo? Abbiamo l'espressione di profondi sentimenti e quindi una grande lezione. Non è necessario conclamare i sentimenti. Le emozioni sì, oh, che spavento. Il sentimento no. Il sentimento esiste, può esistere attraverso i fatti. Allora ecco perché il capitolo 14 si chiude in questo modo. Si chiude in questo modo perché non c'è bisogno di mettere né lacrime né aggettivi strampalati né di strapparsi i capelli, perché è tutta la storia. È una storia nella quale i rapporti fra questi soggetti sono dei rapporti basati esclusivamente sul sentimento. E l'azione che porta avanti, perché nel libro ci sono tante azioni in questo romanzo, hanno come fondamento proprio questo. Allora, di fronte a che cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte al fatto che il sentimento della perdita di questi ragazzi è così grande che non può neanche essere trattato. Non si può ne dire nulla e nulla deve essere detto. Finisce così. Finisce così, merda, disse Eddie. Perché diavolo è toccato proprio a Davy? Che era quel ragazzo anche simpatico, così. Lasciamo perdere, Eddie, disse Thomas Hudson. Sono cose che non sapremo mai. Perché il cercare una ragione non è possibile. Il dolore è così vasto, così ampio, che non può neanche essere menzionato. All'inferno tutto quanto, disse Eddie, si spostò il cappello sulla nuca. Giocheremo, perché la vita è un gioco. Perché a questo punto cos'è la vita se tu lasci i tuoi tre figli il giorno prima e poi ti arriva un telegramma di quel genere? Quindi giocheremo fino alla fine meglio che possiamo, disse Thomas. Ma ormai sapeva che la partita non gli interessava più. E questo, signori, è Ernest Hemingway, cioè uno dei più grandi scrittori al mondo, che ha creato proprio questa modalità di narrazione, dove le persone agiscono e quello che viene trasmesso, i sentimenti, le emozioni, eccetera, non sono mai descritte. Perché è la storia che parla. Ora, voi pensate che ci sono, ho letto una roba incredibile, ci sono questi Instagrammer, no, che insegnano scrittura, commentano romanzi, eccetera, eccetera. Ho letto un post che diceva, la mia agenzia letteraria mi ha consigliato di leggere un tale Hemingway. È incredibile. Dunque, per raccontare ci vuole cultura, bisogna aver letto, bisogna studiare, non puoi metterti lì, seguire una scuola di scrittura, applicare quattro regole e pensare di aver scritto delle storie. Devi masticare letteratura, vedere centinaia di film, se vuoi fare un film, centinaia all'anno, devi leggere migliaia di romanzi, approfondirli, capirli, cioè devi interiorizzare dei modi di raccontare che poi magari non saranno neanche i tuoi, perché tu potrai decidere di raccontare invece in un modo completamente diverso. Però è così che si deve fare. È questa ricerca continua. Allora, a brucio, impressioni su quello che vi ho letto. Fin dall'inizio questo testo già era intenso, intensissimo. Anche il ragazzo che porta il telegramma non dice qualcosa, ma quello che fa esprime veramente la sua partecipazione. Quello che fa, giusto, è molto, non dice niente, ma che cosa fa?
non accetta lo scellino. Non accetta lo scellino. L'intensità del racconto è pazzesca. Pazzesca. Quindi non capisco come nelle scuole di scrittura si possa dire di non conoscere Hemingway, per dire, no? Ma a parte lui ce ne sono tanti. Non si conosce molto, in generale. Sì. Però, cioè, la persona comune va bene, non c'è nessun problema, no? Però se fai di mestiere questa cosa, cioè, ci sono delle... Ma poi perché? Ci sono dei problemi, ci sono dei problemi. Allora, perché i sentimenti? Perché a volte non è necessario raccontare i sentimenti? Ma perché noi siamo esseri umani e, diciamo, normalmente, tranne qualche psicotico incallito che entra in una scuola e ammazza 30 persone, però, diciamo, normalmente gli esseri umani sono esseri umani, cioè persone che provano sentimenti. Siamo abituati a provare sentimenti, no? È come spiegare l'addizione a uno che... L'addizione la conosce a memoria, cioè non gli spieghi l'addizione, no? Non la nomini neanche. L'alfabeto dei sentimenti è qualcosa che noi dovremmo, cioè l'essere umano conosce, gli appartiene. Per cui partendo da questa base, come possiamo raccontare e costruire le storie in modo che, eccetera, eccetera, è interessante, è intrigante, è qualcosa che ci spinge a cercare, che ci spinge a capire, a esplorare, a vedere. E che ci spinge ovviamente a mettere in gioco anche i nostri sentimenti, chiaramente. Posso? Volevo dire. Sì, sì. Prego, prego. Posso? Certo. Riflettevo, appena abbiamo letto questo brano, un'attività che faccio sempre con i ragazzi è proprio basata su una storia breve di Hemingway che è Gatto sotto la pioggia, non so se la conoscete. Cutting the Rain. Non la conosco, sì. Allora, condivideremo la prossima volta, anche perché certo. A proposito di tutto questo contesto, io realizzo un gioco psicolinguistico di lettura e poi anche di scrittura creativa. Cioè praticamente i ragazzi interagiscono con la storia e provano cosa significa anche lavorare sulle aspettative che vengono sistematicamente smontate, no? Quindi entrano un po' anche nella scrittura dell'autore e loro stessi vedono come nel rapporto, e io adesso non posso svelare nulla perché se non la si conosce è meglio, cioè si può fare un bel lavoro se non la si conosce, quindi non lo so, in un piccolo incontro potremmo parlarne e devo dire certo. Che negli anni è quella che riesce a darmi il massimo come resa dal punto di vista dei miei studenti. Ovviamente io insegno letteratura inglese, quindi il lavoro lo faccio in lingua inglese. Sì, bene. Ed è molto bello vedere come loro provano un poco anche a imitare la scrittura di Hemingway, che è molto semplice, con molta punteggiatura, soggetto, verbo, complemento, quindi si sentono un po'... Molte ripetizioni, certo. Ma sì. Quello che ricavano proprio dal punto di vista di questo percorso, no? Gioco psicolinguistico di lettura e scrittura creativa è straordinario perché ascoltare il lavoro di oggi mi è stato utile proprio anche per questo confronto, per vedere anche come sviluppare questa mia piccola metodologia. Vorrei tornare su Hemingway con qualche altra cosa, magari non lo so, ci confrontiamo, posso presentare il lavoro. Come no? Ma certo, assolutamente. Io ce l'ho sia in versione italiana che in versione inglese, questo lavoro. Fantastico, bene, no, è ottimo. L'importante posso condividerlo quando anche col sito web. Certo. Allora, io il consiglio che do, quello che fai è fantastico, il consiglio che io do è sempre evitare come la peste di trasformare l'analisi di un test, eccetera, in una struttura ricorrente di un autore. Hemingway fa questo, Strindberg fa quell'altro, eccetera, perché lì poi si scade nel tecnicismo. E infatti invece, non c'è analisi del testo, proprio ecco, per esatto, questo piace infatti. Molto ai ragazzi ed esce fuori l'analisi del testo certo. Che troviamo in tutte le letterature. Molto bene, perché qui i ragazzi leggono un paragrafo e devono scrivere il paragrafo successivo. Adesso dobbiamo tagliare un po' perché stiamo era una piccola riflessione, grazie. È una cosa giapponese da mostrarvi, molto interessante. No, tu mi scrivi, rimaniamo in contatto molto volentieri, assolutamente.
D'accordo, grazie per il tuo contributo. Grazie, grazie a te. Adesso io passerei invece a una cosa completamente diversa. Qui siamo nei manga giapponesi. Ora, per chi non sa cosa siano i manga non sono Sailor Moon, cioè va bene Sailor Moon, cose eccetera, ma i mangaki giapponesi sono gli autori della graphic novel. Cioè voi dovete sapere che in Giappone la graphic novel d'autore è considerata alla stregua della grande letteratura. E quindi noi adesso vediamo, io però qui non posso leggervelo, ve lo riassumo brevemente, questo racconto, perché ci presenta ancora un altro modo di mescolare e rapportarsi ai sentimenti e alle emozioni. Allora, di chi stiamo parlando? Adesso vi condivido lo schermo. Quindi, vediamo se vedete qua, sì, dovreste vedere. Benissimo. Stiamo parlando di Shiniki Ishizuka. Shiniki Ishizuka è l'autore di questo racconto, di questa graphic novel, che è un insieme di racconti. Noi vediamo il primo. Lo vediamo appunto, però vi dico molto rapidamente perché... Vediamo se lo ribecco qua anche su Amazon, così chi vuole lo può anche acquistare. Va bene, no, comunque lo cercate su Amazon o alla Feltrinelli, hanno questo primo volume pieno di questi racconti. Il racconto è questo, parla di jazz, lo vedete questo ragazzo che ha un sax, sta suonando un sax. I protagonisti sono fondamentalmente questi due ragazzi. Abbiamo Dai Miyamoto, fissatevi bene in mente, li riconoscete perché uno ha i capelli, diciamo, che tirano un po' dritti così, e l'altro li ha più a frangetta sulla, sulla fronte, e l'altro è Shuei. Quindi abbiamo Dai e Shuei. Shuei è il ragazzo che inizia a conoscere il jazz. Ma la copertina e poi le prime vignette, questa roba qua l'ho presa ieri sera con un iPhone così, quindi diciamo non è di qualità, ma è solo per farvi vedere come funziona il meccanismo. Quindi qui abbiamo invece l'inquadratura di Dai, quindi la storia inizia con Dai che suona il sax. Dai che suona il sax e suona il sax lungo un fiume della sua città. Lui va lì a suonare il sax lungo questo fiume. Poi frequenta una scuola, vedete, corre in bicicletta, eccetera, eccetera. È abbastanza annoiato in questa scuola. Qui invece abbiamo la stanza dell'altro ragazzo, cioè di quello che vi ho mostrato prima. Quindi abbiamo Shuei, è la stanza di Shuei. Perché Shuei suona la chitarra, suona anche il pianoforte, lo vedete? E che cosa fa Shuei? Shuei ha iniziato a conoscere il jazz, vedete? Miles Davis, Coltrane, eccetera. Quindi si è appassionato al jazz. Lui dice che non sa spiegare che roba è, ma è una roba che spacca. Cioè, lui sente il jazz come qualche cosa che gli entra dentro. Non sa che cosa sia, ma ha iniziato a collezionare i CD del jazz e suona. Poi giocano a basket con i loro amici, chiaramente, no? Parlano a scuola di varie cose, eccetera, eccetera, di questa passione. E qui ritorniamo a che cosa? Ritorniamo a Dai Miyamoto. Dai Miyamoto che si è comprato, cioè ha avuto poi in regalo un sax e va a suonare questo sax. Allora, è curioso perché... Intanto la storia confonde continuamente i due protagonisti, Dai Miyamoto e Shuei. Allora, Shuei è quello che conosce, che ha iniziato un approccio al, al jazz. Ma chi suona il sax e va costantemente tutti i giorni è Dai Miyamoto. In questa storia non c'è esattamente una successione temporale e non riusciamo neanche realmente a comprendere quali sono i flashback, che di solito sono molto chiari. Per esempio nelle storie occidentali sono chiarissimi, cambia la colorazione in un film, cambia proprio tutto, anche la musica, le immagini, eccetera. Qui no, no.
attenzione, ma è una caratteristica fondamentale. Bene, allora continuano le loro storie, naturalmente scolastiche, eccetera, eccetera, fino a che si arriva a un certo punto in cui Shuei invita Dai a uno spettacolo di jazz. Quindi si recano a questo spettacolo, si recheranno poi a questo spettacolo, che è questo, ma nel frattempo la storia viene di nuovo interrotta, perché qui abbiamo Dai Miyamoto che arriva a casa del suo compagno, vedete, arriva a casa, sono alcuni anni che non si vedono, quindi la storia viene interrotta quando Shuei invita Dai a vedere lo spettacolo jazz, poi c'è un salto di qualche anno avanti, Dai rincontra il suo compagno va nella camera del suo compagno ed ecco la cameretta del suo compagno. Abbiamo un pianoforte coperto da un telo, abbiamo la chitarra nella sua custodia e scopriamo che Sushai non suona più niente e si dedica allo studio della facoltà di medicina. La sua famiglia è composta da medici e lui studia medicina. E che cosa succede? Succede che Dai, dal canto suo, ha questo borsone, il suo amico gli chiede ma che cos'è questa roba e lui tira fuori il suo sax. E gli dice, che cosa gli dice? Quella volta che mi hai chiesto di accompagnarti nel locale di jazz, io ho voluto addirittura anche venire via, infatti qua lo dice, che ne dici ce ne andiamo, ma poi gli è scattato qualche cosa dentro e mi innamorai del jazz. Qui non è lui che parla, ma è l'amico che sta di fronte, è un controcampo questo. È lui che parla e dice, ed ecco qui il sax. Il sax, e vanno poi a suonare insieme. Lui vuole sentire, il compagno, vuole sentire il suono di questo sax, e c'è lui che suona con una passione incredibile. E allora dice, non si può dire che tu sia davvero capace, così, ma c'è qualche cosa dentro che è formidabile, che viene fuori. Ed è Dai Miyamoto, che suona questo sax. Sono, vedete, sull'argine del fiume. È una storia, una bella storia di amicizia, tra l'altro. E quindi il suo amico dice, io diventerò il più grande medico del mondo. Perché? Perché l'obiettivo di Dai è quello di diventare il più grande suonatore di jazz del mondo. Poi il libro va avanti, scopriremo che il sax è stato regalato dal fratello di Dai in una situazione familiare molto complicata, ma lui ha speso tutto quello che aveva per incentivare questa passione nel suo fratello. Allora, che storia abbiamo qua? Qui abbiamo la storia di una passione che viene trasferita a un altro. Perché il primo che prova interesse nei confronti, una vera passione nei confronti del jazz è lui, ma grazie alla loro amicizia in realtà è poi Dai Miyamoto che raccoglie, non so se vi ricordate il film Qualcuno volò su un nido del cuculo, diciamo, succede lo stesso meccanismo, che poi è lui e Dai a raccogliere la passione di Shuei, e quindi poi si vedrà nello sviluppo dei racconti che questa passione va avanti, cresce e continua. In una confusione, o perlomeno in una mancanza di, come dire, di chiarezza sui tempi della storia, che infatti per essere capita bene va riletta, perché con i nostri canoni occidentali noi facciamo un po' fatica a comprendere il futuro, il passato e il presente mescolati continuamente in questo modo. Ma perché c'è anche questa mescolanza continua? Beh, perché quello che deve rimanere alla fine è una sensazione. Cioè sono proprio i sentimenti che conducono a questa passione. È una storia di passioni. Chi l'abbandona per una strada che non si sa, potrebbe essere una strada istituzionale, condizionata dai genitori, non lo sappiamo, non viene approfondito, non ci interessa questo, ma uno l'abbandona e nell'abbandono la trasferisce al suo amico. Una storia bellissima, io vi consiglio. Ma i manga giapponesi si differenziano dalla graphic novel americana
proprio per questa caratteristica, perché sono molto attenti all'espressione dei sentimenti dei personaggi, cosa che per esempio nella superoristica americana questo non avviene. Non voglio stabilire giudizi, a me, io leggo moltissimo la graphic novel di tutti i tipi, Batman compreso, e quindi è arte, non c'è un, non è meglio Mondrian o Picasso, voglio dire, però sappiate che queste sono le differenze. Ed ecco ancora un altro modo di trattare quindi il rapporto tra sentimenti ed emozioni. Ma perché tutti questi modi? Ma perché possono proprio sentimenti ed emozioni. Non stiamo parlando di riparare un computer o mettere su strada una motocicletta. Non stiamo parlando di insegnarti a suonare la chitarra o di insegnarti, che ne so, la critica letteraria o la storia del cinema. Stiamo parlando di sentimenti ed emozioni. E se li vuoi raccontare, beh, il tuo racconto deve essere conforme alla natura di questi sentimenti e queste emozioni. E non a una pretesa struttura che non esiste. Va bene, sono le 19:22, possiamo andare verso la chiusura. Ultime considerazioni da parte vostra, ruota libera. Sul disordine temporale, la nostra cultura, diciamo, occidentale, italiana, quello che è, anche soprattutto da, a livello scolastico, fa fatica ad accettarlo e a rispettarlo. Sì. Può essere uno stimolo indagare di più su questa sì. cosa. Sì, certo, condivido. Un'altra battuta? Qualcun altro vuole dire qualcosa? Poi ci lasciamo. È stato molto denso, come vi ho detto, ma volevo darvi molti spunti. Poi siete in vacanza, avete tutto il tempo per riflettere che volete, no? Al mare, in montagna, pensate. Ma proprio riprendendo l'ultimo commento, no? È per quello che l'insieme e la forma in cui tu hai presentato stasera lo storytelling è così ricca e secondo me è uno strumento da proporre proprio per tutte le varie faccettature, anche in un lavoro di team. Mi spaventa un po' il disegno, però credo che con le foto, trasformandoli in fumetti tra virgolette, si può fare molto, giusto Alberto? Sì. Però imparare un po' a disegnare è sempre utile. Io ho frequentato, io non so, non disegno, ho fatto qualche cosa, così ogni tanto faccio dei miei disegni per rappresentare delle storie, però non sono un disegnatore. Però ho trovato molto utile frequentare alcuni corsi di disegno, perché quando ti occupi di un oggetto, beh, se lo studi un pochettino, senza diventare un maestro di quell'oggetto, lo capisci meglio. E quindi, infatti, con Andrea, no, Andrea penso lo puoi confermare, c'è stata una grande intesa. Noi non abbiamo perso 10 secondi, ci capivamo subito. Sì, anche perché comunque avere qualcuno che disegna anche dall'altro lato aiuta a capire anche graficamente magari cosa intendo. Sì, poi è un lavoro in cui si mettono insieme i due sentimenti, non è... Nel cinema hollywoodiano c'è lo sceneggiatore che dà, stabilisce, poi la produzione sceglie. Quindi è molto staccato, non c'è un legame, chiaramente. Nel cinema, non solo hollywoodiano, ma nel cinema commerciale, non c'è un legame tra chi crea la storia e poi chi la deve mettere in vendita, perché uno è marketing e l'altro è arte, no? E invece in questo caso, in tanti altri casi, sì, perché... Anche il punto di vista di Andrea rientra, perché lui mi dice: guarda, secondo me io ho fatto così questa cosa, cosa ne pensi? Ne discutiamo, ne parliamo. Perché l'oggetto è la rappresentazione, è fare in modo che la tua rappresentazione sia perfetta, non perfetta perché è la migliore possibile, ma perché chi poi ne fruisce non ha dei dubbi, non si pone dei problemi. Questo significa perfetto nell'ambito di quel microcosmo di lettori o consumatori che
per i quali tu hai scritto o prodotto qualche cosa. Sì, sì. No, penso comunque che la parte riguardante i rapporti, magari, in realtà dipende anche dal modo in cui si lavora, perché magari c'è quel tipo di fumetto commerciale dove in realtà una mediazione fra le due parti non c'è, però magari si dà più libertà a uno rispetto all'altro e si va avanti così. Sì. Esatto, perché la demarcazione è proprio l'obiettivo commerciale, no? Sì, dipende più che altro il contesto lavorativo in cui si ci muove. Sì. In questo caso c'è stata una conversazione più lunga, diciamo, sul da farsi, ma normalmente purtroppo non è stato. Sento il lavoro, sì. Infatti, con te è stato molto veloce da questo punto di vista, perché si avevano pochi dubbi sul cosa intendesse uno rispetto all'altro. Bene. Se c'è qualcun altro, intanto vi inviterò a vedere 29 Block, penso, no? Penso che ci terrete a vedere questa storia più articolata, più lunga. Certo. Ambientata a New York, in condizioni molto particolari. Beh, la narrazione, come sempre, Alberto, è punto centrale, no? Poi in tutte le sue forme, che poi prendono tutti gli ambiti del percorso di conoscenza. Sì. Ciao Paolo. Ciao. Non ti avevo visto. Ciao, carissimo. Ti è piaciuto questo webinar? Sì, incontro? Bene, allora dovete sapere che io e Paolo insegniamo storytelling, narrazione, eccetera, in un master universitario e non ci vediamo mai, non riusciamo mai a vedere. Infatti. L'ultima volta quando ci siamo visti a Roma nel 2016 forse. Sì, è un po' di anni ormai. Di là, sì. Bene, bene. Ok, allora io direi rimaniamo nei tempi, potete andare a cena o preparare, insomma... Potete emozionare i vostri amici e parenti portandoli fuori in qualche bel ristorante stellato, oppure a vedere un tramonto, non lo so. Perché avete capito, no? Quindi il senso di questa cosa, che nella vita bisogna sempre emozionare, creare effetti speciali e tutti i giorni, sempre, e fare in modo che le persone dicano wow ogni secondo. No, giusto? È questa, no? Sì, e fare in modo che restino delle sensazioni, che qualcosa rimanga. Esatto, abbiamo dei vuoti e sensazioni. Vediamo sotto le stelle più tardi. Ah, sì, ah, giusto, 10 agosto ci sono le stelle. Va bene, allora ci salutiamo? Cosa dite? Alla prossima. Grazie. Grazie. Alla prossima. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Grazie, buonasera. Ciao. Ma perché non...